quest'oggi per lei è un'udienza molto particolare, è comparsa davanti al giudice e ci teneva in particolar modo a sottolineare la bontà di suo marito. Sì, Luigi era veramente un uomo buono, ma veramente serio, che ha sempre rispettato tutto e tutti. Un esempio, un ricordo che non andrà mai via dalla mia mente, che una volta mentre lui stava cenando si è posata una mosca sulla sua maglietta, io lì che volevo mandarla via. E lui molto tranquillo mi ha guardato e mi ha detto: lasciala stare, prima o poi si stancherà e andrà via da sola. Un uomo buono che non ha mai fatto del male nemmeno a una mosca. Dall'altra parte, alle sue spalle, c'è cioè, chi potrebbe aver contribuito alla strage di San Marco in Lamis? Sì, c'è quell'uomo teoricamente presunto basista e mi piacerebbe sapere se si rende conto lui e tutti gli altri di cosa hanno fatto, dell'orrore che hanno compiuto il 9 agosto 2017, del dolore che hanno seminato. Si è parlato di un possibile scambio di persone, secondo lei è plausibile? Ci sono ancora chiaramente altre udienze che potrebbero far luce più chiaramente su tutto questo? Io mi auguro che a fine processo io e la mia famiglia finalmente veniamo a conoscenza, o comunque sappiamo o ci venga detto, ecco, cosa è successo a Luigi e Aurelio, perché oggi non sono più qui con noi.